Ciao, come si torna su YouTube dopo tantissimo tempo così? Sono mesi che mi sto facendo questa domanda di come poter tornare da tutti voi che siete qua, che mi aspettate e continuate a scrivermi sempre dicendo che vi manco. Oggi qui a Torino, oggi è il 23 maggio, qui a Torino c'è un bellissimo sole. È una temperatura fantastica, difatti sono davanti alla finestra. Se vedete i capelli che si muovono è perché c'è l'arietta. E ho appena fatto una call di lavoro per un progetto nuovo che sto mettendo in piedi e quella persona mi ha detto: devi tornare su YouTube. Devi tornare perché tu sei fatta anche per quel mondo. E me l'ha detto un esperto. E quindi, se non lo faccio adesso, probabilmente domani o dopodomani non lo rifaccio perché troverò l'ennesima scusa come sempre, che non so come tornare su YouTube. Avrei mille cose da dirvi. Forse ci siamo lasciati l'anno scorso quando è venuto a mancare il mio papà. Ma nel mentre è successo di tutto, ho avuto dei bei problemini di salute con un'anca, ora sto meglio, ma non sto ancora bene, sto facendo riabilitazione, ho avuto un intervento alla schiena, ho avuto tantissime cose, se non mi segui su Instagram, probabilmente tutte queste sfide, diciamo così, te le sei perse. Però io sono ancora quella di prima. L'unica cosa che è cambiata, lo sai qual è? È che ho ancora più cazzimma di prima. Tutto qua. Mi sento ancora più testarda, ancora più cocciuta. Tra 3 giorni sarà il mio compleanno. Cioè, farò 44 anni. Quando ho iniziato a fare i video qua, avevo forse 31 anni. Sembra ieri, tutto questo tempo invece è volato. Non so bene davvero che cosa dirvi. Sto cercando di guardare da quanto dura questo video perché non vorrei farlo troppo lungo. Ma mi piacerebbe, lo so che ve l'ho detto un sacco di volte che mi piacerebbe tornare qui. Ma tante volte mi sono bloccata perché YouTube, che è sempre stata casa mia, molte volte non l'ho più sentita casa mia e quindi continuavo a frenarmi. E poi man mano passavano i mesi, le settimane e anche gli anni, perché oramai sono anni che non giro più video costantemente. Ho sempre procrastinato, ho sempre trovato una scusa e non sono mai tornata. Oggi non so perché sono qua. Forse perché volevo salutarti. E perché magari in fondo mi piacerebbe tornare, ma devo capire come e soprattutto devo essere costante. Perché tante volte, forse troppe, vi ho detto adesso torno, adesso torno. L'anno scorso davvero avevo l'intenzione di tornare. Poi è successo quello che è successo, avevo cambiato anche la schermata del canale, tutto, avevo iniziato a sistemare. Poi invece si è ammalato papà, è venuto a mancare e quindi non ti nego che ancora questa cosa me la sto portando dietro, insieme al mio problema di salute e forse è stato proprio quello che non mi ha fatto tornare. Però forse oggi mi sento pronta. Quindi per il momento ti saluto qua, mi piacerebbe ricevere un tuo commento per sapere se ti fa piacere rivedermi, se ti fa piacere il mio piccolo video e io comunque non vi ho mai dimenticato, solo che a volte manca il coraggio di voler fare quello che si è sempre fatto, perché si è presi da mille cose e magari una cosa che una volta faceva star bene ci si rende conto che non ci fa più star bene
o almeno si crede che non ci fa più star bene, e invece poi alla fine non è così. Quindi io, come al solito, ti dico di aprire la tua finestra che ti arriva il mio bacino e ce la metterò tutta per ritornare. Ciao.